Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono appena tornato dal Novegro Comics e tra l'altro bellissima fiera, ve la consiglio se non ci siete mai stati. Ho visto tantissimi di voi, mi ha fatto un sacco piacere, ho creato anche due video dell'evento, parte 1 e parte 2, se non li avete visti ve lo lasciate in descrizione. Non ho fatto tempo ad arrivare a casa che sono arrivati altri due smartphone. Per la precisione il nuovissimo Ulefone Note 13P e l'altro modello l'Ulefone Note 11P. Per quanto riguarda il video di oggi ci andremo a concentrare sul Note 13P. Vi farò vedere l'unboxing, vi mostrerò il contenuto della confezione, andremo a testare la sua telecamera e vi farò vedere delle foto e un video che ho registrato direttamente da questo smartphone e come ciliegina finale concluderò il video con un super test gaming. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con l'unboxing. Come dotazione base, oltre il Note 13P, troviamo il cavo USB-C, l'alimentatore, il manuale utente comprensivo di lingua italiana e la mini chiavetta per micro SIM. Per quanto riguarda la scheda tecnica, monta il sistema operativo Android 11, processore octa-core MediaTek Helium G35 da 2,3 GHz, schermo touchscreen da 6,5 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di ROM, fotocamera frontale da 16 megapixel, batteria da 5180 mAh con ricarica rapida e sensore di impronta digitale. Per quanto riguarda il peso, l'Ulefone ha dichiarato che questo modello pesa solamente 198 grammi, ma dato che io voglio sempre verificare tutti i dati forniti dalla casa madre, ho qui con me la mia bellissima bilancia, per cui adesso lo andremo a pesare e vedremo se corrisponderà al peso dichiarato. Ho già acceso la bilancia, andiamo subito a pesare il nostro smartphone, vediamo, 198 grammi ed è lo stesso dato che ci ha fornito la casa madre. È disponibile in due colorazioni, blu come questo modello oppure nero. Per quanto riguarda il prezzo, viene venduto su Amazon a 189 euro, ma non è tutto, perché attualmente è in offerta a tempo su Amazon a 152 euro, quasi 40 euro in meno rispetto al suo prezzo di lancio. Per cui se per caso siete interessati a questo bellissimo smartphone o volete sfruttare l'offerta Amazon, vi ho lasciato il link dell'offerta in descrizione. Sempre in descrizione vi ho lasciato il link del canale Telegram Offerte di Tecnologia, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte di tecnologia. Infatti avevamo segnalato anche la super offerta di questo Ulefone, per cui se acquistate spesso online e entrate nel canale è completamente gratuito, così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Passiamo ora alla struttura. Devo dire che questo modello è molto leggero e soprattutto è sottilissimo, infatti si riesce a utilizzare perfettamente anche con un palmo solo. Andando più in profondità, nella parte sinistra troviamo lo slot della SIM e il pulsante personalizzabile. Questa funzione è veramente molto utile, perché ad esempio se avete un'applicazione preferita vi basterà legarla a questo tasto e ogni volta che premerete il pulsante attiverete in maniera istantanea la vostra app. Nella parte destra invece troviamo il pulsante del volume più e meno e il sensore di impronte digitale. Nella parte superiore c'è il jack delle cuffie, invece nella parte inferiore troviamo lo slot per la ricarica e lo speaker. E ora andiamo a testare la sensibilità e la precisione del sensore di impronte digitali. Partiamo subito, mettiamolo in stand by, vediamo, sbloccato subito, facciamo altri 2-3 tentativi per vedere la precisione, risblocchiamolo di nuovo, vediamo, sbloccato, facciamo anche l'ultimo tentativo e 3 su 3. Un altro punto di forza di questo smartphone è lo slot delle SIM LSD, perché normalmente nei cellulari dual SIM, come sapete, potete mettere o la seconda SIM oppure la memoria esterna. Invece in questo Ulefone, come vedete dalla telecamera, potete mettere addirittura due SIM in contemporanea insieme all'SD. Slot SIM 1, slot SIM 2 e SD. Figa! E ora siamo arrivati al test della fotocamera, vi mostrerò delle foto e un video che ho registrato direttamente da questo dispositivo. Partiamo dalle foto. Come vedete dalla scritta in basso a sinistra, sono state scattate proprio da questo Ulefone Note 13P. Questa l'ho scattata alle 14 di pomeriggio. Guardate come è venuta bene e soprattutto la luce come è venuta veramente naturale. Proseguiamo con la carrellata. Questo invece è un primo piano che ho scattato sempre in esterna. Guardate anche qui la qualità altissima dell'immagine, ma soprattutto la naturalezza dei colori. E come ciliegina finale, guardate questo scatto, è stato scattato a circa 3-4 metri dal compressore e infatti le scritte nella parte superiore non si riescono a leggere, ma se voi zoomate la foto è così nitida che si riescono addirittura a leggere tutti i parametri del compressore. Questo invece è il video che ho registrato in alta definizione sempre in esterna, anche qui la qualità è abbastanza buona, le luci e i colori sono abbastanza naturali, per cui posso dire tranquillamente che la telecamera Sony di questo smartphone ha raggiunto pienamente la sufficienza sia per quanto riguarda i video sia per quanto riguarda le foto. E per concludere in bellezza non può mancare il nostro solito test game. Nel video di oggi ho scelto un gioco di guerra. E posso sparare anch'io! Siamo già in partita, noi siamo i blu e dobbiamo andare a cercare i rossi sperando di non farci massacrare. Oh, ce ne sono addirittura altri due qua in fondo dietro. Oh mio Dio, mi stanno sparando in due, via! Aspetta che provo a girare intorno al camion per vedere se riesco a beccare le spalle. È che qua sono in 40 contro 1. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, via.
Adesso provo ad andare qua in mezzo. Eccolo là in fondo, il maledetto. Vediamo se adesso riesco a farlo fuori. Piano, piano. Oh mio Dio, eccolo là. No, vediamo. Ho fatto fuori. Adesso ce n'è uno lì dietro al cartello, se non ho visto male. Vediamo. Eccolo lì dietro. Guarda che infame. Eccolo qua, vediamo se non se n'è accorto. Lanciamo la granata. Vediamo. Oh mio Dio, sto per finire i colpi. Sto per finire i colpi. Uno fatto fuori, l'altro sta scappando. Rapido. Mamma mia, che pelo. Facciamo fuori gli ultimi due. Ucciso con la pistolina a pelo. Vediamo lui cosa ha di armi. Oh, il mitragliatore, perfetto. Andiamo a cercare l'ultimo da far fuori, così da arrivare a 8. Sono nascosti qua. Oh mio Dio, uno mi sta già sparando. Eccolo qua, via. L'ha fatto fuori anche l'ottavo. Inferiamo anche sul cadavere. Prima di uscire però vi voglio far sentire la potenza degli speaker di questo smartphone. Adesso andrò a mettere il volume al massimo. Ecco fatto. Sentite che potenza. Direi che come potenza ci siamo. Ma tra l'altro non è solo la potenza che mi ha stupito, ma anche il realismo dei suoni sia negli spari che nei movimenti. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i 4 canali Telegram, il link del bellissimo Ulefone Note 13P e il link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Da Luca Tacchi e dal bellissimo Ulefone è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!